Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Niente, se ne parla qua delle visioni, no? Un giorno per televisione sentivo là che era un grande filosofo che diceva che senza religione si vive meglio. Quindi sono d'accordo con questo personaggio. Sì. Che la religione causa tante guerre, non so, e poi non serve a niente secondo me. Sì, però... Non so come la penso, io non sono un che la studia, ecco. Sì, capito. Tutto qua. Perfetto, grazie. Salve. Ciao. Ciao. Anche questo signore qua ha ragione, soltanto che non è che vive in un mondo astratto e da solo, vive in un mondo in cui, che è religioso, le leggi hanno un'impronta religiosa, cioè quando si fa una legge non è che si fa una legge così, la legge ha una finalità, e specialmente i principi filosofici hanno che regolano uno Stato, che regolano i comportamenti sociali, che regge la morale, che regge l'etica, ha un fondamento religioso. Per cui anche se lui dice la religione danneggia, è vero che danneggia, ma danneggia anche se tu tendi a mandarla via. Cioè non puoi ignorare comunque che esiste la religione che influenza la vita. Per cui bisogna prendere atto di questo e bisogna affrontare queste cose. Per cui è una scelta soggettiva. Vado avanti ancora con la conferenza che teniamo a Vicenza il 28 giugno alle ore 17. Io continuo a ripeterlo per riuscire a farvi capire che teniamo una conferenza che ormai sapete benissimo. Niente, la conferenza dal titolo Stregoneria come paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. La conferenza è una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista. Tratteremo la creazione nel paganesimo politeista, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione al Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Naturalmente, per esempio, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano. Io so perfettamente che all'interno dell'università di filosofia, all'interno dei ceti, fra virgolette, dottorati, se gli parli di Dio si mettono a ridere e a compisciarsi addosso dalle risate. Questo io lo so perfettamente. Ma è alla gente che si inganna. Cioè, quando si dice che l'evoluzione è avvenuta in un certo modo e che non c'è stata nessuna creazione, se lo racconta sempre negli ambienti culturali, non si viene mai a incidere nella vita delle persone. Perché? Perché le persone sono bestiame. Cioè, la religione ha tentato di trasformare gli esseri umani in bestiame a disposizione del proprio Dio. E quello che nelle università, nelle culture alte, diciamo così, non si vuole far comprendere è che la religione non ha nessun peso, non ha nessun valore sociale se non come repressione sociale. E allora se la raccontano fra di loro. Cioè, se la raccontano fra di loro. Allora cosa succede? Che sì, fra loro si dicono che Dio non esiste, però la gente gli diamo ancora Dio perché tanto la repressione gliela diamo lo stesso. Vediamo un attimo. Pronto? Per cui io so perfettamente che esiste questa dislessia, ma a me non me ne frega niente. Cioè, quello che a me mi interessa è riuscire a portare i principi del paganesimo e della stregoneria a livello della gente, cioè a livello di tutti coloro che hanno dovuto affrontare fin da piccoli il prete che gli imponeva a mettersi in ginocchio, che gli imponeva la confessione, che gli imponeva il battesimo e che cresciuti hanno una tale pulizia morale ed etica da non riuscire a far fronte alle imposizioni che hanno subite dai cattolici. Per cui a me dei dottori alti delle università che sanno perfettamente che è tutta una cagata il cristianesimo, non mi interessa assolutamente niente. Cioè, io non mi interessa niente che il filosofo Cacciari sa perfettamente che Dio è una stronzata. Però sta di fatto che quando si tratta di usare i principi morali, anche lui agisce per imporre i principi morali sulla gente, e questo a me non sta bene. Praticamente, anche se lui nega l'esistenza di Dio, però di fatto distrugge il divenire delle persone. Anziché portare le persone a costruire il loro corpo luminoso, lavora anche lui, come la religione, per distruggere il corpo luminoso delle persone. Perché tutto sommato a livello sociale gli sta bene che esiste la religione, che esistono certi comportamenti, che esista il prete nell'ospedale, che esiste il prete che battezza, il prete al capezzale del moribondo, tutte ste stronzate gli vanno benissimo. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Benissimo. È andata giù anche questa. Per cui il problema reale non è semplicemente quello di discutere Dio o la religione,
ma di discutere quelli che sono quei principi che vanno a costruire gli esseri umani, che vanno a portare gli esseri umani da una posizione in ginocchio ad una posizione elevata. Nella conferenza che teniamo noi stiamo già diffondendo gli atti, cioè praticamente quello che andrò ad illustrare nella conferenza attraverso il bollettino dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Se vi interessa sapere gli atti, avere gli atti, l'Istituto vi invia gratuitamente il bollettino con la traccia della conferenza. Scusate. Basta scrivere Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vediamo un attimino ancora. Pronto? Claudio? Dimmi, ciao. Ciao, sono Michele a Vicenza. Dimmi. Non l'ho mai testato la prima volta, no? Sì, dimmi tutto. Ti ho ascoltato, però, cioè, ti ascolto, però non... Sì, mi piace più ascoltare, più che pensare, no? Però il discorso, cioè, oggi mi viene da pensare, no? Con tutto questo discorso, no? Mi viene da pensare, ma la gente... Dimmi, avanti. Cioè, la gente, non so, la gente che vede, la gente che... Cioè, la gente, non so... Cioè, mi... Non so, mi metto un po' cioè a pensare che, o senza offesa per nessuno, per carità, però che la gente sia un po' che sia ignorante a questo punto. Ma la gente diviene come può divenire, non sempre diviene come noi vorremmo che divenisse. Sì, però Vito Claudio, mi davanti a certe cose, no? Ad esempio, te parlavi prima del cristianesimo, papa, cose così, no? Sì. Cioè, guardando quelle cose, tipo mi ad esempio accendo la televisione, e mi vado il Papa, questo bel Mercedes, con tutte quelle storie che è stata io, giusto? Sì. Mi fa solo riflessione fra miei. Certo. Ma dico, ma come mai? Ma perché? Cioè, mi chiedo certe cose. Come mi hai chiesto oggi, finché ti ascoltavo, che ti parlavi di questi discorsi, no? Sì. Ma, e penso, ma come mai? Come che mi fa sommiste questi discorsi, queste storie? Cioè, tutto l'insieme della gente, oppure vedo un milione di persone che va dopo, fin fine. Sì. Ma vedi, le persone intanto bisogna vedere con che forza, scusa, se devo finire ti rispondo per radio magari, se non te lascio i scatti. Sì, no, solo questo mi chiedevo, ma la gente da più, cioè perché la gente non riesce a vedere un po' più in là? Cioè vedere solamente, sì, per carità, se è giusto che uno abbia un qualcosa, un obiettivo, se è giusto, però vedere un po' più in là, chiedo perché anche, cioè, non so, mi fa tante domande, cioè, mentre le altre religioni sono molto più... Rispetto. Più immediate. Sì, più concrete anche. Tutto qua. Va bene, ti rispondo un pochino, cioè ti do un'impressione, va bene? Buon proseguimento. Ciao, grazie. Ciao. Intanto ringraziamo sto radioascoltatore. E diciamo questo, le persone non è che dall'oggi al domani vengano fuori da come sono state educate, da come gli si è stato insegnato a vedere le cose. Vengono fuori lentamente o magari tutto d'un colpo se si trovano a dover affrontare qualcosa di drammatico. Magari io parlando qui per radio, da questa radio, anche se parlo solo un'ora e mezza circa a settimana, alcune persone hanno cominciato a pensare in maniera diversa, a immettere dei fattori diversi nella testa, però non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa percezione del mondo, non abbiamo subito tutti allo stesso modo l'educazione, non abbiamo affrontato tutte le stesse battaglie, magari c'era chi era più favorito, chi era meno favorito, chi era più debole, chi ha subito dei torti infami. Cioè, ogni persona è diversa e ogni persona prima di tutto ha tentato di sopravvivere e di adattarsi a quello che subiva. Dopo, pian pianino, costruisce il percorso di uscita da questo. Per cui, anche se qualcuno può fare orripilanti che da Wojtyla ci vada un milione di persone, bisogna comprendere le persone. Cioè, le persone, riuscire a uscire dall'orrore è una fatica immane, come una fatica immane è fare un percorso di stregoneria. Cioè, non pensiamo che tutti quanti dovrebbero capire, noi non siamo dei creati, siamo dei divenuti. E i cammini di divenire sono a volte anche dei cammini difficoltosissimi. Per cui il fatto che la persona venga messa in ginocchio è facile dire per me parole a persona che ha lasciato essere in ginocchio, ma io lo dico a parole, cioè io ho già un percorso di 40 anni da apprendista stregone, da apprendista stregone sono meno di 20, comunque non è importanza, avevo un percorso precedente che mi ha portato a fare l'apprendista stregone, per cui fare le affermazioni è facile, ma quando mi guardo indietro e guardo le fatiche e l'orrore e le cose tremende che ho dovuto affrontare, non è così facile per tutti. Forse io sono stato molto fortunato, tutto sommato. Vediamo un attimo.
Pronto? Claudio, ciao. Ciao, dimmi. Ciao Laura. E voi dite anche un'altra roba, mica, che ti sa. Dimmi. 100 milioni di anni fa, non vedevi i dinosauri, che c'era già? Sì, circa, dai, 200 milioni di anni fa, E ti vedo neanche gente, se ti ho fatto gente capisse. Come può essere che dice che 7 milioni di anni che era l'uomo, e invece, e ora Dio che la dimostri, 100 milioni di anni fa? Ma sai, quando ho fatto la Bibbia non sapeva questa roba. E ora se uno si sentite che pensa questa roba qua, e dopo si fa una risposta da solo. Certo. Sì, se scusa se ti ho fatto la domanda. No, va a fare una bella domanda. Ti hai capito? Certo. Non sono offendo nessuno, no. Dei cattolici quanto chi vuoi. Come, guarda che mi ho parlato con dei stregoni dinosauri, Sì. Sì? Ma stando se racconto in giro mi dice che sono matto, per cui cerco di raccontarlo. Ma scusi, stanno veramente buoni i dinosauri, mi sono mai fossi, no? Sì, ma infatti. E poi la vita è... erano anche molto intelligenti, più di tanto ci pensi. Anni, ti rendi conto? Sì. Ma via roba indica tolto proprio per culo tutti qua. Sì, chiaro. Scusa se parlo così, sa, ma proprio non chiaro di... ma io mi sa anche una roba particolare, vero? Siamo sinceri? Sì, e anche aspetti, e anche a volontari. Questo pensavo mi. E Fabio, ma ti fa sbaccicarti la testa. No, perché pensavo bene, ti rendi conto? Come? Prima di... è veramente una barzetta, sì. È una. Sì. Ah, signor, beh, ma tu vuoi una barzetta? Ma, sì, ma come? Però quanti che ho capirà, non so. Ciao, ci vediamo, ciao. L'amica Laura ha posto l'accento su un aspetto preciso, in effetti, che senso ha la rivelazione fatta 3.000 anni fa, 2.000 anni fa da Gesù di Nazareth, quando gli esseri umani come noi li diciamo adesso, in fondo vivono da 3-4 milioni di anni. Cioè non si capisce bene perché la rivelazione è avvenuta solo 2.000 anni fa, se non quando c'erano esigenze di mettere in ginocchio gli esseri umani, quando la pulsione di morte si stava diffondendo. Cioè a questo proposito... Una leggenda, se vogliamo, della stregoneria, che dice questo. Voi sapete, vi ho già detto, speriamo che non ci arrivi una telefonata in questo momento, che le scoperte sul Dio dei cristiani della stregoneria sono tre. La prima è che il Dio creatore non esiste. La seconda è che la descrizione biblica è solo terrore, tanto per terrorizzare le persone, per cui è solo una descrizione. E la terza è che esistono degli esseri di energia che si spacciano per Dio creatore o per loro messaggeri quando qualche essere umano altera la percezione, si trova nei mondi strani, nei mondi della percezione. Allora gli appaiono questi e gli vengono a raccontargli che loro sono il Dio creatore o roba di sto genere. Vediamo una telefonata, dopo magari vado avanti. Pronto? Buonasera. Buonasera. È la prima volta che vediamo. Sì. Vi ascolto sempre. Grazie. Però mi sono una che veramente, insomma, ho 62 anni e che mi ho passato tante da piccinina, sia la guerra, però mi dico che veramente aveva ragione, perché mi, diciamo, anche sono cresciuta dalle sofferenze, poi tutto, non può resistere che niente, solo è la forza nostra. Esatto. No, e credo in me stessa di quel che faccio. Di quel che posso riessere, che è buona, e di quel che non posso riessere, che non ho piccato in nessuna parte, certo. Perché non ho assolutamente nato, che non so, e non l'ho mai visto, sì. Che può dare una mano, perché veramente non esiste, perché quando ti te va a messa, te va anche a confessarti, te vieni in casa e i tuoi problemi resta sempre là. Esatto. E quando che chi gada tirà, cambiando discorso ancora, bombe, qua idea, non esiste. Certo. Il tiro e basta, è sempre l'uomo. E ora, non Paul, siamo noi nel 2000, chi dice ori, perché veramente, come che ho sentito per televisione, dei scienziati, il mondo, l'universo sempre sta. Certo. Che dopo sia esistito l'uomo tanti anni fa, o prima o dopo, insomma, quando che... per esempio che c'è tanti pianeti che non si può assolutamente, perché c'è temperatura o massa alta o massa bassa, no? Sì. Quasi veniva dal momento che si poteva nasce la vita, certo, la natura l'ha fatto io il suo corso, hai colto esattamente. Mi, insomma, 62 anni sono arrivata al punto di dire, che dico sempre qua a me fiori, ricordavo ben che quando che moro portiamo il cimitero diretta e con la casa anche non tanto massa grossa, perché voglio stare a contatto proprio qua terra, perché mi se lavoro anche sui piteri, coi manco, mi piace toccarla a terra.
e dopo mi lavo le mani, mi interessa. Quanti figli hai avuto? Cinque. Cinque, eh? Due gemelli. Si sente che sei terra madre. E però, ascolta, prima ancora, mi è morto mia mamma a 42 anni, aveva, e mia era più vecchia, avevo 14 anni e mezzo, mi voleva una famiglia di quattro fratelli e mio papà. Mamma mia. Io lo so, ho avuto quasi finita la guerra, che i santi americani, mentre mi occupava mia e mia famiglia, fortuna che non siamo andati sotto rifugio del Treviso, e siamo andati in mezzo a un campo e là si siamo salvati, se no eravamo morti, i santi americani, che dovevamo volere tanto bene. Ecco, tanto perché la cultura viene da che infine non è americana, ma è nostra. Certo. O terona, non so. Io sì, ecco. No, io no, a tutti, però quel che fa del mal, per me non mi sento certo. A far parte. Certo. Va bene. Solo che sento dentro di me che persone, insomma, che è dentro sono veramente sotto reason, bisogna dire che se ne cavasse fuori, però manco al manco quando che prima di morire, di capire, perché mi mena per il culo, una vita intera sotto due ore, come si fa? Certo. O no? Sono d'accordo con te. Va bene. Ciao. Grazie. Ciao. E buon lavoro. E auguri a te. Sì, ciao, grazie, ciao. Buonasera. Io ho detto ciao a una radioascoltatrice che mi ha chiesto buonasera, spero di non averla offesa. Pronto? Claudio, salve. Ciao. Il giorno 28 sì? Giugno, allora, a che ora? E puoi venire anche così per ascoltare, anche se non siete pagani? No, certo, è aperta a tutti. È aperta a tutti, anche a quelli contrari. Allora, cioè se vediamo un prete non lo mandiamo, lo lasciamo ascoltare, lo facciamo accomodare. Comunque mi sono una persona, non sono né prete né... Ma non ha importanza, amica mia. Niente, volevo solo chiedere l'ora. Sì, allora, giorno 28 giugno alle ore 17. Una bella ora, pomeriggio. A Vicenza, sì, piazza 20 settembre. 9 ma anche abbastanza vicino, sì. Presso Ponte degli Angeli, sì, la fondazione, sì. Ponte degli Angeli, 20 settembre, sì, via 20 settembre, piazza 20 settembre, come piazza? È una piazza, io mi ha detto piazza, mi piazzetta, sì, va bene, dai, numero 9 grazie, a te invece, ciao. Pronto? Parlo con la radio. Sì? Ciao, non so se mi senti bene perché... Dimmi tutto. C'è un fischio sotto. Sì. Io volevo sapere, siccome io non mi sento per niente pagano. Sì? Anzi, volevo essere un po' una voce fuori del seminato, visto che ci sto ascoltando un pezzettino, visto che più o meno tutti la pensavano come te. Volevo chiederti, tu sei contro il cristianesimo o contro... il cattolicesimo, sono due cose diverse. Tutte e due. Tutte e due. Indifferentemente. Cioè, tu credi che... allora la nascita del mondo come la spieghi? Non te la spieghi? Guarda che noi ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Io non posso, cioè, io ti ho ascoltato oggi proprio per puro caso. Ah. Grada sottotemporale. Ho capito. Niente. Se tu dici che il cristianesimo che dà una spiegazione alla nascita del mondo, se dopo sia vero o meno, sì. Posso capirlo anch'io che non ci può essere stato Adamo ed Eva. Sì. Questo può essere logico. Sì, sì. Però ci sia un qualche ente su... Allora, attenta, intanto è molto disturbato. Comunque, quello che ci differenzia in assoluto sì. È che noi riteniamo che la forza di trasformazione sia nel mondo. Sia nel mondo. Non fuori dal mondo. Giusto, ma il mondo da dove... No. Fermiamoci là. Fermiamoci là. Sì. Una volta detto questo possiamo discutere sul dopo. Però non poniamoci domande fuori da quello che siamo, perché altrimenti non finiamo più. Eh beh sì, ma allora questo sì, ok, ho capito da dove parti tu. Parti dallo stesso discorso degli antichi greci. Sì, ma è chiaro, siamo pagani. No, non sono pagani, sono politeisti, è diverso, ragazzi. Sì, beh, paganesimo politeista noi, dai, siamo lo stesso, non è importanza. Tu ne dici sì. Pure dentro tu. No, ma... io mi sto domandando questo, guarda, di là di tutte queste persone che si potrebbero fare, perché si potrebbe parlare all'infinito. Pronto? Sì, ti sento, ma malissimo. Sì, infatti c'ho il cavo del telefono che non funziona. Secondo te, Gesù sarebbe venuto a farsi mettere in croce, a nascere su una stalla, a farsi sputare addosso e crocifiggere, per niente? No, per me sono tutte operazioni politiche, questo personaggio non è mai esistito. Comunque in ogni caso... No, fermo là.
che il personaggio non sia mai esistito, sono gli stessi romani, pagani, politeisti che dicono che c'è stato. Cioè, mi si può dire che forse non avrà fatto quello che non avrà fatto? No. Ma non è assolutamente possibile che il cristianesimo a un certo punto diventi un problema per Roma. Senti, stiamo parlando in due minuti quello che noi avevamo parlato in almeno 30 puntate. Certo, mi immaginavo che la mia telefonata non poteva essere Comunque, noi abbiamo commentato i Vangeli, no? E lo possiamo commentarli anche dal punto di vista partendo dal fatto che Gesù è esistito. Sì. Capisci? Il fatto che poi ogni Vangelo ha il suo progetto politico e ha le sue cose che ritiene importanti. Però negli Vangeli Gesù è stato crocifisso per un tentativo di colpo di Stato. Capito. La cacciata dei mercanti del Tempio è un tentativo di colpo di Stato. Ho capito. E allora da questo c'è l'insegnamento di occupare lo Stato per mettere in ginocchio gli esseri umani. Ho capito. Certo però che resta il fatto che, ok, dopo concludiamo perché mi rendo conto anch'io che è un discorso lungo. Però voglio farti riflettere su una cosa, posso? Sì, dimmi. Ecco, per uno tu dici questo. Pensa alle milioni di persone che sono morte per riuscire a far sopravvivere la loro specie. Come perché la loro specie? Cioè, le milioni di persone che per libertà, per costruire qualcosa sono morte. Nel modo più squallido possibile. Cioè, prova a porre l'attenzione su questo e prova a chiederti se c'è qualcosa che non quadra in tutto ciò. No, ho capito, cioè il discorso è questo, vedi, ci porterebbe troppo lontano. Il discorso della fede, come dice Sant'Agostino, non può essere una cosa... Se io chiedo e lui non mi dà, lo mando a fanculo, per capirci chiaro. Sì, è vero, ma c'è anche il condizionamento educazionale, Beh, ma quello c'è sempre da qualsiasi parte, Cioè, che tu parti dal paganesimo, che tu parti dal cristianesimo, dall'islamismo, da qualsiasi roba. Cioè, il fatto che Dio ci sia, questo per me... No, non c'è Dio. Noi neghiamo, per esempio, l'esistenza di Dio. Ah, no, la neghi? Sì, la neghiamo. La neghi, ho capito. Certo che mi resta sempre un fatto da spiegarmi il Big Bang, per esempio. Sì, ma infatti se lo spieghiamo benissimo. Cioè, come te lo spieghi? Ecco, il Brahma non Brahma. Cioè, il fatto che ci sia o non ci sia, ma la forza della trasformazione, di riesserci dopo, è interna del mondo. Cioè, tu praticamente rifiuti di andare oltre la ragione, se mi hai capito. No, no, io rifiuto di usare cose per mettere in ginocchio le persone. Ma non stiamo parlando di mettere in ginocchio. Ma questo è il fine, cioè il fine del cristianesimo, questo non esiste il fine diverso. Allora è il fine di ogni religione a questo punto qua. Di ogni, religione rivelata, sì. Di ogni religione che abbia la verità. Ho capito. Beh, vabbè, è interessante il discorso, ma mi rendo conto che non si può fare un poco. Comunque si può sempre continuare. Tu ci sei sempre ogni Ogni giovedì. Ogni giovedì. Ho capito, va bene. Ok. Ciao. Era una pessima telefonata con molto disturbo, è andata anche abbastanza per le lunghe, mi scuso con i radioascoltatori per la pessima ricezione che hanno avuto, però era un personaggio molto interessante, cioè nel senso che aveva le sue determinazioni, indubbiamente. Pronto? Deficiente, coppate, deficiente. Bene, ciao. Bene, abbiamo ascoltato questa radioascoltatrice e vabbè, le sue estrapolazioni sono queste. Riprendiamo allora il discorso. Pronto? Ciao, questi sono i cattolici. Sì. I cristiani. Ciao, ti ascolto. Ciao, grazie. Va bene. Pronto? Ok, andata giù, questo riprendiamo un attimino ancora. Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Io volevo farti una domanda, no? Dimmi. A proposito di Antico e Nuovo Testamento, che ogni tanto sento che si va a finire anche su questi argomenti. E qualche volta leggo così un po' qua, un po' là nella Bibbia, no? E allora magari mi sovviene una cosa alla fine magari delle letture che faccio nella Bibbia, che Dio praticamente con questi profeti parlava come se parlassimo io e te adesso per il telefono, cioè a un certo punto Dio diceva, profeta, mettiti là, scrivi, io sono Dio di qua, Dio di là. Cioè nella Bibbia mi risulta che c'è una facilità di rapporto, no, tra l'uomo e Dio, esatto. Incredibile. Immediata. Ecco, questo mi risulta alle volte alla fine, senza guardare poi quello che dice Dio, perché è tutto, come si può dire, è tutto da interpretare, no? Certo. Sì, perché poi dicono che non è alla lettera che si legge la Bibbia, ma bisogna vedere, insomma, attraverso queste parole che tipo di insegnamento, insomma, viene fuori la morale, tutto quello,
ti fanno praticamente è anche un lavoro un po' furbo questo, no? Sì, sì. Perché ti fanno vedere anche tutto facendo un lavoro di interpolazione, no? E allora lì comincio ad avere un po' qualche sospetto. Però mi dico, poi le faccio questa considerazione, a che serve allora Gesù Cristo? Che è veramente nel Nuovo Testamento cioè praticamente è presentato come colui che esce. Senti, da Marco, questa domanda se la sono già fatta qualche 5.200, non so quanti anni fa, credo che fosse l'eresia marcionita, ma non credo di... Sì, che metteva in dubbio un po' tutta questa... Che sembra, non vorrei dire, dovrei avere sotto mano i dati, non li ho, che lui dicesse che nel Nuovo Testamento Dio è completamente diverso dal Vecchio, dunque il Vecchio Testamento doveva essere ignorato. E invece naturalmente l'hanno condannato come eretico. Esatto, che poi vede le posizioni di Dio, no, verso il suo popolo, è insomma israelita, nell'Antico Testamento, si pone verso quel popolo con delle esigenze e anche con degli insegnamenti che in un certo senso sono molto differenti da quello che poi lui incarica suo figlio attraverso Gesù Cristo di portare avanti. Perché lì addirittura quel popolo insegna anche, non so, la violenza, la guerra alle volte, no? Per difendersi oppure per non copiare. No, ma anche per offendere. Oh, beh, insomma, adesso c'è e non c'è alle volte, insomma, questa cosa, no? Che si può tirare fuori dai brani biblici. Però alle volte dice sterminate quel popolo, non lasciate vivi e neppure i bambini. Questo Dio tremendo che poi però nella figura di Gesù Cristo diventa un Dio buono, amate tutti, portate la traguante. Vedi, Marco, ci sono certe sottigliezze che non devono essere sfuggire. E no? Questa contraddizione a livello di Dio Padre Onnipotente, insomma, questa proprio non riesco a mandare. Guarda, se tu leggi Matteo o Marco, no? Adesso non so esattamente quale è, quando Gesù dice, sai che non bisogna scandalizzare i bambini, sì, no? Sì. Ma se tu la leggi attentamente, dice chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me sarà dannato in eterno, cioè praticamente solo i piccoli che credono in lui. Cioè tutte queste sottigliezze vanno a dividere le cose, per cui rispetto agli altri si può fare quello che si vuole. E guarda che storicamente avviene questo. Sì, beh, a parte che io non l'ho interpretata mai come l'hai spiegata tu adesso, cioè chi insomma scandalizza un bambino, io lo intendo nella purezza, ma chi crede in me, tutti gli altri possono essere scandalizzati. Ma quel crede in me non mi risulta, comunque dai, vabbè. Però, ma in effetti nella scuola di teologia dopo si insegna questo, eh? Ecco, Polasi, che poi, allora anche qui è come il chewing, lo tiri come vuoi, esatto. No, perché alle volte sto parlando. Esatto. Sta frase qua, insomma, io invece l'ho capito in molto, certo, molto modo umano, più ristretto. Certo, ma anche in modo umano si capisce. Anche in modo umano, certo. Sì. A un bambino non darei mai un brutto esempio. Ma certo, infatti. Se do un brutto esempio a un bambino, oppure arrivare a violentare un bambino, eccetera, è meglio che mi leghi una pietra al collo e mi butti giù per il mare. Ecco, l'ho intesa così, l'ho lasciata, certo, a terra, a livello teologico. Un po'. Ma però quello che mi sconcerta un po' è questa figura, questo Dio, Padre Eterno, che attraverso i profeti nella Bibbia fa dire tutto quello che vuole. Che poi dico, poteva risparmiarsi benissimo anche, secondo me, la fine che ha fatto fare a Gesù Cristo, nel senso che se questi profeti scrivevano, come si può dire, in modo diretto da quello che lui rivelava, no? Perché la Chiesa stessa dice che la Bibbia è scritta su ispirazione dello Spirito Santo e quindi lì non si deve mettere sotto accusa chi scrive, ma assolutamente bisogna prendere per giusto tutto quello che è dato perché è controllato dallo, esatto, Spirito Santo. No? Quindi questo Dio che poteva dire un sacco di cose benissimo e quindi farle risparmiare a Gesù Cristo, cioè io credo che per gli ebrei sia stata una cosa scioccante vedersi Gesù Cristo che girava per il loro paese a dire guardate che adesso sono io Dio e vi devo dire quello che ma non tu so, pensi non... che addirittura Giovanni nel suo Vangelo, no? Sì. Riprende quello che fa Dio con Mosè, cioè non è che la gente non abbia capito, ma perché è Dio che indurisce i cuori e gli impedisce di capire. Vedi, ecco. Cioè, magari forse era una difficoltà molto più comprensibile e molto più umana, invece che fosse una gran cattiveria. Tanto è vero che il popolo ebraico è stato anche giustamente in un certo senso tacciato di cattiveria, visto come un popolo deicida, e allora giù dagliene, insomma, sono andati avanti 2000 anni finché ne hanno bruciati 6 milioni. Però vedi, per esempio gli ebrei al tempo anche prima di Cristo, certo che non potevano mica andare d'accordo con i cristiani, perché anche certe idee sulla proprietà privata erano completamente opposte, c'era un'organizzazione sociale, per esempio gli ebrei avevano, credo, che un ordinamento che ogni 7 anni, per esempio, sì, loro
e lasciavano che la terra si riposasse per un anno, non sì, coltivavano la terra. Sì, sì, era una bella genere. E ogni 49 anni tutti i proprietari di terreni dovevano rimettere la loro proprietà del terreno, lasciarlo libero in modo che tutte le terre venissero ripartite in parti uguali tra tutta la popolazione. Non so se hai capito. Sì, non ho capito, Pensati una cosa del genere, quant'era sconvolgente nella mentalità, per esempio, del cristiano che considera tutto quello che ha è tutto di proprietà. E allora vedi, ci sono delle radici così talmente profonde che non credo che non siano finite ad intaccare anche quella che è la moralità e del messaggio cristiano, evangelico, o di Gesù Cristo da quando, o di Dio Padre Eterno da quando sono cominciati a scrivere questi libri. È una storia molto più complessa, credo che c'è dentro tanta umanità e poca divinità nella certo. Bibbia. Ciao, ti saluto. Ciao, grazie Marco, ciao. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Volevo farti una domanda, sì? Anche un po' stupida, comunque così mi incuriosisse, no? Sì. Ecco, dico, cioè, in base alla Chiesa Cattolica, alla religione, dicono Dio infinitamente buono, no? Mm. Poi abbiamo, no, diciamo, dicono anche, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, no? Sì. Ma per quel che riguarda, cioè, praticamente l'uomo dovrebbe essere il, diciamo, Dio lo specchio dell'uomo e viceversa, esatto. No? Ma se poi guardiamo nella pratica, no, diciamo che l'uomo non è assolutamente buono e... I conti non tornano, giusto. I conti non tornano. Sì, i conti non tornano, esatto, no? Mm. Quindi dall'altra parte dello specchio cosa ci potrebbe essere? Non lo so, è una contraddizione. È una domanda stupida, però insomma. No. Va bene, ciao. È illuminante, ciao. Sono quelle domande attraverso le quali una persona comincia a chiedersi il perché delle cose e comincia a costruire un percorso diverso di vita. Bene, vi racconto, continuo a raccontarvi quello che vi stavo raccontando prima a proposito del Dio dei cristiani. Bene, abbiamo detto che la terza scoperta era che esistono degli esseri di energia che si spacciano per Dio. Per che motivo? Per mettere in ginocchio gli esseri umani e appropriarsi di energia vitale stagnata che in ginocchio si produce. Vediamo un attimino ancora. Pronto? Sì, pronto. Senta, io ascolto sempre, non sì? Hai chiamato. Però il discorso che ha fatto questo signore, quello prima, sì? Che ha detto che Dio ha detto agli ebrei, indurite i cuori e difendetevi. Beh, ha detto, va bene comunque. Sì, una cosa sì, che sì. Io penso che ha ragione. Che Dio... Perché io non ho mai letto la mia coscienza sì? Così. Ma... Pensando a quello che ha detto, è vero, io mi sono trovata sola, vedova con un ragazzino piccolo. Quando andavo in giro per gli uffici, per cose, le donne sono sempre quelle calpestate. E io ho imparato a indurire il cuore, non piangere con nessuno, non farmi fare la vittima. Ho indurito il mio cuore, sono diventata un po' cattiva però, ma nel giusto. E allora dico, è Dio che trasmette questi messaggi? Ma no, il significato era completamente diverso. In realtà tu hai fatto un'altra operazione. Tu hai concentrato la tua attenzione e le tue forze per raggiungere il tuo obiettivo. Sì, tu hai fatto un'operazione su te stessa che è un'operazione mi importante. Mi rendo conto che delle più volte sono aspra, un po' cattiva. Che c'entra? Che non ero mai stata così. E chiedere giustizia può essere una cosa anche ferocissima, però è importante chiedere giustizia, non fare prepotenza. No, io non faccio prepotenza perché vado con calma, ma quando non riesco a ottenere qualcosa che mi fanno passare per fessa, ma dico, io chi sono diversa da quello che è di là del banco? Ma infatti... E allora divento anche un po' aspra. No, diventi aggressiva, è giusto che sia così. Cioè, io sono no, perfettamente... Non è questo un peccato da confessare. Mm. Io non sono cristiana, ma non sono un santo praticante. Sì, anche tu dai una lettura del cristianesimo che ti permetta di sopravvivere, perché che è giusto. Perché io non credo alle ciancine di preti o di frati sì. O di monache. Io credo al mio Dio e trasmetto con Lui. Non è che mi occorre intermediario. Certo. E allora dico, sarà sbagliato quello che penso io o sarà giusto? No, è giusto quando si fa quello che si sente, anche se si sbaglia, è bene sbagliare per sé. Sì, io questo non è. Mi metto su nessuno e non mi interesso certo. Degli altri. Certo. Quando che io vado, che mi informo, che ho una ragione, certo. Ho un motivo valido, sono tremenda. La pretendere i propri diritti è una cosa importantissima. Ma io credo in Dio e mi dicono, ma tu non hai fede? No.
Ossia ce l'ho a modo mio. Certo, ma questo è il sistema di sopravvivenza, no? Siccome non c'era il paganesimo, le persone per sopravvivere hanno dovuto farsi la loro lettura del Dio o la loro lettura della loro fede. Perché questi burocrati, certo, si sentano in un piedestallo, ma io dico che la grammatica bisogna studiarla, l'intelligenza si nasce. Insomma, l'uno e l'altro, dai. E allora dico, perché io non ho la grammatica e non sono su un piedestallo come sei tu? Chi sono io? Certo. Mi scusi a frase, sono una merda. Quello è il potere di essere che viene fuori. Quello è quello che stiamo predicando noi pagani, infatti, certo. Vescovi che vanno in Mercedes, che vanno, e io chi sono, una disgraziata che devo lavorare? Quello è il potere di essere che viene fuori. Io sono diventata cattiva appunto perché... Non sei cattiva. Non è cattiva, sei determinata, non è cattiva, Eria. Non è cattiva, Eria. No. Posso stare tranquilla? No, sì, tranquillissima, guarda. Comunque vi ringrazio perché fate delle trasmissioni molto interessanti, che c'è sempre da imparare. Grazie. Arrivederci. Ciao, arrivederci, buonasera. Bene, andiamo avanti allora con questo discorso che stavo facendo su questi spiriti. No, niente da fare, non andiamo avanti. Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Sto seguendo anch'io la trasmissione. Grazie. Sono contenta di sentire che ci sono tante persone che hanno superato la paura e che hanno superato anche il potere che è praticamente media tra la persona e il suo divino. Secondo me. Quindi il problema sta proprio nel potere. Il potere di essere. Sì, e quindi tutte le persone che nella loro religiosità adoperano il potere non lasciano trasmettere le proprie diciamo emozioni e sentimenti alle altre persone che dovrebbero raggiungere Dio nella loro diciamo direzione diretta, mentre questi qua preti, non so come volete chiamarli perché io non so neanche più come chiamarli, interrompono questo processo di direzione diretta. Cosa ne dici tu? Il problema è questo, no? Sei in interurbana? No. Perfetto. Allora, le cose sono diverse, no? Da un lato abbiamo Dio, i preti e le persone. Dall'altra parte, quello che diciamo noi, c'è il divino che ci circonda e ci sono le persone. Allora, le persone, per riuscire a diventare divino, cioè a farsi divino e mettersi in relazione, devono prendere nelle proprie mani la propria vita. Sì. Devono sviluppare il loro potere di essere. Sì, il prete invece usa il potere di avere, il possesso dell'individuo, per impedirgli di sviluppare il suo potere di essere. Esatto, soltanto cosa vuoi? Io penso anche che siccome la storia che noi tutti quanti abbiamo avuto, no? Perché tutti quanti siamo stati indottrinati, è molto difficile riuscire appunto a dividere come hai fatto tu adesso, Dio, le persone, i preti e dall'altra parte invece il divino e le persone. Bisognerebbe che piano piano ci sciogliessimo da quella paura che noi abbiamo di superare queste figure di intermezzo per andare direttamente al divino, e non è facile. Il primo passo è considerare se stessi un Dio fra dei. Sì, questa è la prima cosa da fare. La scintilla divina ce l'abbiamo tutti dentro di noi. Esatto. Ecco, non so se sia giusto parlare di paganesimo o di cattolicesimo, di cristianesimo, ma a questo punto mi sembra che la persona sia se stessa, di fronte a se stessa, e in direzione d'arrivo, diciamo, nei confronti fuori di sé o dentro di sé. Noi in conferenza parleremo proprio di questo. Sì? Sì. Anzi, al capitolo sull'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, parleremo proprio che il cristianesimo oggi sopravvive in questo paese perché gli si consente di mettere in ginocchio i bambini negli asili nido, nelle scuole materne, e parleremo di come si è imposto il cristianesimo. Dell'indottrinamento praticamente. Esatto. Sì, ma qui ci vogliono dei buoni genitori a casa che riescono a fare da filtro. Perché sono sincera, io ho una bambina di 9 anni e naturalmente per un discorso molto ovvio, così di integrazione con gli altri bambini, anche lei va a dottrina, solo che lei è molto critica. Esatto. È molto critica nei confronti del suo catechista, tanto più che gli porta, diciamo, quello che lei vive e quello che vive in casa mia. Certo. Quindi metti in crisi delle volte anche il catechista. A me va bene perché a un certo punto anche entrare in chiesa e non inginocchiarmi o fare il segno della croce vuol dire che io ho la diretta trasmissione nei confronti di un divino che io sento dentro di me e anche fuori di me.
Se poi c'è il prete che quando mi vede entrare mi dice ma guardi che lei non ha fatto il segno della croce, non si è inginocchiata, a me non interessa proprio niente. Ma vedi, il problema dei figli è un problema abbastanza pesante, perché purtroppo viviamo in una società che è coercitiva rispetto alla fede e ritiene che costringere un bambino a seguire la fede sia una stupidaggine, non sia una cosa neanche tenere in considerazione. Assolutamente sbagliato. E ti dico, mia figlia ho dovuto difenderla da assalti, letteralmente. Ecco, io sono convinta che i bambini, se li guardiamo bene, ci danno un sacco di messaggi che arrivano direttamente dal divino. Sì. Perché io personalmente ho avuto modo nei confronti di mia figlia di avere delle spiegazioni vere e proprie, sì, nei confronti diciamo di oltrepassare la via di intermezzo. Ti dico solo ti faccio un esempio soltanto. Lei mi diceva che aveva fatto un sogno e me l'ha raccontato dove lei dice di essere andata direttamente, lei gli chiama così Dio, perché naturalmente si chiama. Gli è stato insegnato questo, noi certo. Noi parliamo in questi termini. Sì. No? Ecco. Però lei ha detto, sono arrivata lì e lui mi ha detto, devo darti un messaggio per te e per tutti quelli che stanno con te e soprattutto per il tuo catechista. Se devi dire qualcosa di tuo che senti dentro di te, devi dirlo direttamente a me, non devi andare dal prete a confessarti. Sicché la bambina, che d'altra parte non ha nessuna, diciamo, spiegazione da parte mia nel dire o nel fare religiosamente, mi trovo di fronte invece a una bambina che... No, tua figlia... No, no, ma te lo spiego io questo effetto. Cioè, tua figlia ha alterato la percezione e ha trovato dei guardiani che gli hanno cominciato a insegnargli la follia controllata. Ha detto, tu non esporti troppo. Sì. Gli stanno insegnando a non esporsi. Ma è stata una cosa veramente... Sì, sì. Cioè, mi ha meravigliato molto perché in effetti a me è arrivata come... Ma come, io non gli ho mai spiegato niente. Sì, sì. E questa qui mi viene a dire cose che lei non ha mai letto. Lei sa probabilmente viaggiare, probabilmente è una sognatrice già predisposta, e a lei qualcuno è già arrivato per insegnargli come riuscire a difendersi. Sì, sì, succede abbastanza normalmente. L'importante è riuscire a farle scorrere normalmente queste cose. Ma io sono sicura che non perché è mia figlia, ma perché tutti i bambini hanno infatti da darci. Sì, sì. Solo che noi grandi siamo così grandi che pensiamo che tutti non abbiano niente. Infatti nel paganesimo noi diciamo che non bisogna educare i bambini crescono di immagine e di imitazione degli adulti, bisogna educare gli adulti, bisogna che gli adulti continuino l'autoeducazione. D'accordo. Questo non c'è niente da fare. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te invece, ciao ciao. Allora voglio andare avanti con la storia di prima. Allora, ogni volta che un essere umano altera la percezione, arrivano questi spiritelli a dirgli che loro sono il Dio creatore o i messaggeri del Dio creatore e gli chiedono di mettersi in ginocchio perché loro si cibano di energia vitale stagnata. D'altronde la vita è una sfida e loro mangiano quello che a loro piace. Bisogna prenderli a calci. Il problema è un altro. Chi è che ha insegnato loro a mettere in ginocchio gli esseri umani? Forse è Mario che è arrivato in questo momento per cacciarmi via. Arriva sempre in ritardo Mario. Allora, la storia ve la racconterò un'altra volta. Vi ringrazio di essere stati in ascolto. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Il mio indirizzo è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ricordo che il giorno 28 giugno 1997 alle ore 17 a Vicenza, in piazza 20 settembre, 9 presso Ponte degli Angeli, terremo una conferenza paganesimo dal titolo Paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Tutti sono invitati, l'ingresso è gratuito, venga chi vuole, discuteremo, parleremo, ci scanneremo, magari ci divertiremo anche, chi lo sa. Arrivederci a tutti e saluti alla prossima volta. Naturalmente grazie per avermi ascoltato e arrivederci ancora.